cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Echi di Agordo, bimestrale della pieve arcidiaconale Santa Maria Nascente di Agordo. In prima di copertina il titolo richiama un evento che si celebrerà il 4 settembre prossimo, Albino Luciani, un agordino proclamato beato. Al centro una foto... Interessante, molto bella storica. Siamo nel 1936. Albino Luciani, giovane sacerdote, e cappellano della parrocchia di Agordo, con Monsignor Luigi Cappello, e qui è ritratto davanti alla canonica dove lui ha abitato dal 1935 al 1937. Prima di essere chiamato a svolgere il ruolo di vice rettore nel seminario gregoriano di Belluno. L'articolo dell'arcidiacono Don Cesare Larese riporta poi eh, all'inizio la, la lettera scritta prima del conclave: Sento grande responsabilità di votare il futuro Papa, per fortuna per me non c'è alcun pericolo. Poi viene messo le tappe più importanti della sua vita. La nascita a Canale, ordinato sacerdote nel 1935, 1959 vescovo editorio Veneto, 1969 Patriarca di Venezia e poi il 26 agosto del 78 eletto Papa. E 28 settembre dello stesso anno un santo della nostra terra, Don Cesare, richiama il valore di questo. Di questa proclamazione e dice: Possiamo esserne fieri, ricorda tre vescovi al Consiglio originari di Canale d'Agordo: Luciani, padre de Rocco eh, e poi eh, Giovanni Battista Costa, figlio di migranti, vescovo mh, di Porto Verde in Brasile. Ecco. Il giornale passa poi a presentare eh, la festa di Santi Pietro e Paolo, patroni di Agordo e dell'agordino rifacendo la storia di questa celebrazione e della chiesa dedicata a san pietro ora eh, non più presente il nostro ospedale intitolato a papa albino luciani una attesa da dieci anni una notizia attesa da dieci anni l'associazione dell'augurio di don giorgio lise che apprezza questa scelta che era attesa da tanti a gordini viene presentato il libro eh, redatto e scritto da papa luciani un prezioso documento di 46 anni fa del futuro Papa Giovanni Paolo I a proposito di illustrissimi lettere aperte indirizzate a 40 personaggi di vario tipo, pubblicati sul Messaggero di Sant'Antonio. È diventato poi questo, eh, questa raccolta, un libro apprezzato per lo stile e gli argomenti trattati da Luciani. La benedizione illusodica quest'anno ha presentato eh, al maestranze. Eh, i dirigenti un'immagine di Papa Luciani alle eh, vetrerie di Murano e poi sul retro dell'immagine la storia di questo Papa a Gordino. Comunità in cammino, una ricca documentazione fotografica eh, della vita della comunità soprattutto nel periodo di Pasqua, i vari momenti delle celebrazioni, eh, la messa di Pasqua al polifunzionale l'ospedale di Agordo, poi la prima eh, confessione e la preparazione poi anche alla prima comunione, il fioretto di maggio, il pellegrinaggio a eh, San Luca a Bologna, poi abbiamo la notizie sul mondo della scuola, l'istituto Folador dei Rossi, un ricerco sportivo, notizie dal comune che presentano le attività svolte, poi come sempre, una ricca carrellata di pagine sul volontariato in Agordo. L'importanza del volontariato nei grandi numeri solidali il gruppo assistenza volontaria, l'Auser. Il gruppo assistenza volontaria, 1172 interventi, 2423 ore: numeri sempre molto significativi. I volontari il Petirosso a Gordino, a servizio dei malati, poi Luxottica dai lavoratori della Fondazione del Vecchio, 4 milioni di euro in aiuto ai colleghi ucraini e alle loro famiglie. Quindi, e poi si continua con le altre attività di vari gruppi, eh, l'ARCA, Circolo Culturale a Gordino, lo Sport, eh, il CAI, e poi una un'escursione al Santuario Madonna della Corona. Ecco, come sempre, molto ricco eh, il giornale che presenta le attività della comunità dell'Arcidiaconale di Agordo. Abbiamo visto echi di Agordo. Passiamo a la conquista giornale interparrocchiale di Santo Stefano, Costalissoio e Campolongo di Cadore. Che dire in, sulla testata una riflessione di Don Paolino Rossini parroco di queste parrocchie, eh, riguarda la situazione del Comelico e lui dice che è difficile fare una sintesi di quanto è stato detto, ma eh, interessa il metodo, ascoltare e ascoltarci, camminare insieme e condividere le fatiche del cammino e sentiamo che questo sta avvenendo. Abitare la crisi è il titolo della prima di copertina eh, con eh, dei relatori. Salone pieno al cinema Piave, Santo Stefano, Atene Battesimo, stazione ACN, Comelico Nuovo. La sera del 6 maggio si presenta il presidente Francesco De Bettin e poi ci sono alcuni del direttivo. E poi sono stati chiamati a parlare Vito Mancuso, filosofo, e Don Bruno Bignami, teologo. Ecco per sottolineare l'importanza di questa iniziativa culturale. Un comelico migliore da lasciare ai figli, ecco, sintetizza la riflessione che è stata fatta. La scuola primaria chiede la benedizione alla fine dell'anno scolastico, la festa del perdono celebrata a Campolongo e poi prima anche a Santo Stefano e Costalissoio. La messa di prima comunione la documentazione con i genitori. Poi la collaborazione interparochiale tra queste parrocchie, il vescovo ha incontrato i ragazzi della cresima, i catechisti esprimono la loro riflessione, a maggio il fioretto è stato legato alla preghiera per la pace, e il sinodo ha toccato anche le parrocchie con i gruppi sinodali realizzati e vissuti. Ecco. Consiglio pastorale unitario, eh, viene, è stato ricordato il cinquantesimo di sacerdozio di Don Paolino Rossini, ed è stato anche festeggiato per questa meta da lui raggiunta. Consiglio pastorale si è riunito e chi viene dato conto della redazione della relazione che è stata preparata. 22 maggio a Santo Stefano, la cresima vengono presentati i Cresimanti con i padrini e poi con i cantori. In breve alcuni eh, spunti anche dal, dal Comelico, si parla della paventata chiusura dello Sperti in attesa di sentire cosa viene deciso per il prossimo anno scolastico per gli studenti che eh, venendo da... Da lontano rispetto al centro città dove ci sono le scuole, davano ospitalità, le scuole con l'istituto esperti, alle ragazze che poi il fine settimana tornavano a casa. Appoggio alla Caritas Bielorussia, altre notizie, poi eh, abbiamo 55 anni del coro Comelico, eh, la documentazione dell'emergenza ucraina, un aiuto solidale veramente grande e generoso. Che ha fatto inviare parecchio materiale ai confini dell'Ucraina per, perché questo sia consegnato alle persone bisognose. Abbiamo poi il ricordo di alcuni sacerdoti defunti. Monsignor Ausilio D'Arif, Don Lino del Favero e poi abbiamo Don Gigi De Rocco, tre sacerdoti conosciuti in tutta la. La diocesi Per i Santi del Comelico viene presentata la figura di San Nicolò, rappresentata in un quadro della Chiesa. A chi della Bibbia non sa poco o niente viene presentato uno dei libri più impegnativi, che è l'Apocalisse. La parte dedicata in particolare alla parrocchia di Campolongo, il benvenuto hai espresso agli ucraini che sono stati ospitati in un piano della canonica ora utilizzata solo per riunioni. Viene fatta la documentazione di come si è lavorato, qui anche un articolo, lavori a tempo di record per sistemare l'appartamento e accogliere gli ucraini. Viene presentato anche il conto consultivo della parrocchia come avviene. Nelle comunità parrocchiali della nostra diocesi e non solo, documentazione della prima comunione e la documentazione della cresima, sempre tappe importanti della vita delle nostre parrocchie, eh, fotografie per documentare la partecipazione degli alpini del Comelico alla 93esima adunata nazionale. Viene presentato un carabiniere. Eh, Mancato poco tempo fa, che ha partecipato anche alla guerra e che è stato fatto prigioniero, Enzo Fabri lo disede in carabiniera e viene presentata la sua vicenda. Viene dato poi conto della pieve di Santo Stefano, signor Germano Candeago, e viene riportato sempre un racconto interessante. Sulla guerra in Grecia, che può essere letto con interesse da chi è appassionato di questi argomenti. L'anagrafe interparrocchiale chiude le pagine di questo giornale e la documentazione dei vari posti dove si è pregato per la pace in maggio. Abbiamo visto la conquista, giornale interparrocchiale di Santo Stefano, Costalissoio e Campolongo di Cadore. Passiamo all'unione artigiana. Periodico di Confartigianato Imprese Belluno, prima di copertina, la sostenibilità può e deve fare bene all'economia, non solo all'ambiente. Ecco, eh, l'articolo la principale della presidente Claudia Scarzanella ecco, richiama la sostenibilità, dovere anche un'occasione per cogliere serve un passaggio culturale come scegliere i prodotti di consumo, quali risultati finali, quali processi di produzione, eh, cultura e formazione legate al valore dell'artigianato, una realtà significativa delle nostre comunità. Costruiamo insieme la ripartenza, mattone dopo mattone, il direttore Michele Basso, una frase significativa dell'articolo, gli artigiani sanno come fare le cose in silenzio, con umiltà, provano giorno dopo giorno a superare gli ostacoli, consapevoli che il lavoro è anche sacrificio. Ecco, questa è una frase significativa per sottolineare anche una presenza importante di questa categoria. Una riflessione, richiamata in prima di copertina, la sostenibilità poi deve fare bene all'economia e non solo all'ambiente. Ecco, sono due complementarietà dell'intervento sostenibile che vanno tenute presenti. Bonus edilizio, Confartigenato chiede eh, una mano ai parlamentari, c'è sempre questa incertezza, sbloccare le cessioni del credito e prorogare la scadenza dei unifamiliari, sono le problematiche legate a questo bonus che è a disposizione dei cittadini. Una interessante notizia, interessante diciamo perché così è una curiosità, da lunedì 6 si finisce di pagare le tasse, sei mesi dopo 157 giorni lavorativi, inclusi sabati e domeniche, il contribuente medio finisce di lavorare per assolvere tutti i versamenti fiscali dell'anno. Ecco, Questo sottolinea anche il peso fiscale delle tasse nella nostra comunità. Ovviamente tasse che ci auguriamo vengono sempre utilizzate per il meglio e per il bene delle comunità. La pace tra i capelli, iniziativa solidale degli acconciatori, taglio, colore e servizi parrucchiera per le donne fuggite dalla guerra in Ucraina, ecco, eh, la disponibilità a servire queste persone fuggite da una situazione drammatica. Arriva l'estate, anziani mai soli. Ecco qui vengono dati anche alcuni consigli visto il perdurare non solo dell'estate, come ovvio, ma anche di un caldo abbastanza impegnativo, alcune regole, non uscire nelle ore più calde, migliorare l'ambiente domestico e di lavoro, bere molti liquidi, moderare l'assunzione di bevande contenenti caffeina e bevande alcoliche, fare pasti leggeri, vestire comodi e leggeri, evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, regole che possono aiutare. Il giornale passa poi a presentare... Qui l'aspetto dei giovani imprenditori e poi alcune indicazioni per normative e possibilità che vengono offerte alla categoria degli artigiani. Ecco con questo si chiude la nostra rassegna. Abbiamo letto l'Unione Artigiana, Confartigianato Imprese Belluno. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.